Il municipio si è tenuto ieri l'incontro tra diverse realtà economiche e imprenditoriali del nostro territorio per fare il punto sulla situazione in merito ai rapporti tra mondo imprenditoriale e istituti di credito bancario. In vista di un autunno particolarmente problematico, le associazioni di categoria presenti hanno denunciato varie questioni di natura finanziaria che stanno pesando sulle imprese insieme alla difficoltà per ottenere sostegno dalle banche. Tra i rappresentanti degli istituti di credito, il direttore di zona della Banca d'Italia, Gabriele Magrini, alunno, ha evidenziato come nella provincia di Ravenna le cifre relative al 31 giugno e al 31 luglio 2012 indicano una situazione migliore rispetto a tutte le altre province della regione e rispetto al dato nazionale, ma il rapporto peggiora proprio nell'ultimo anno. Proprio perché ci siamo resi conto da segnalazioni che derivano soprattutto dagli imprenditori che l'accesso al credito in questa fase di congiuntura economica è sempre più critico e quindi abbiamo voluto convocare tutte le banche del territorio per fare un po' il punto della situazione. È chiaro che noi come comune non abbiamo un potere impositivo o autoritativo di intervento nei confronti delle banche, però ciò non toglie che il comune abbia un possa svolgere un ruolo politico di segnalazione di un problema e di cercare di ritrovare delle soluzioni. Ecco questo incontro che devo dire che è andato molto bene. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte. L'amministrazione comunale svolge un ruolo importante attraverso l'erogazione dei contributi ai consorzi fidi. Noi diamo 258.000 euro all'anno ai consorzi fidi, che sono soldi che poi vengono dati alle imprese per fare investimenti o per altre forme di tipologie di credito, per tutti i settori produttivi. Nonostante le nostre difficoltà di bilancio, noi abbiamo voluto mantenere quei soldi per le imprese e per il credito. È chiaro che io ho detto che anche le banche devono fare la loro parte. Gli imprenditori lamentano molto spesso elevati tassi di interesse, elevatissime garanzie e queste bloccano le imprese e rischiano di far saltare le imprese, soprattutto quelle piccole e quelle che hanno poche risorse finanziarie. Speriamo che questo sia un primo incontro, ne faremo degli altri di monitoraggio e anche di vedere se si riescono a trovare delle soluzioni insieme, ognuno nel proprio ruolo e assieme a Corsini in questa fase ci siamo resi conto che è importante stare vicino alle imprese e sollecitare le banche. Chiaro che la crisi è globale e la crisi economica coinvolge l'intero paese, l'Europa e il mondo, quindi non è che da qui facciamo la rivoluzione, però possiamo lavorare insieme. Ravenna si è sempre contraddistinta con la coesione sociale e questo deve rimanere ancora un baluardo per noi e per tutti i soggetti economici del territorio. L'amministrazione comunale sicuramente può fare qualcosa mettendo a disposizione i fondi per le cooperative di garanzia, per Unifidi, come sta facendo, ma noi le chiederemo e auspicheremo che il prossimo anno venissero messi a disposizione più fondi. Gli istituti di credito ovviamente dovrebbero cercare di capire questo momento particolare e di erogare con più facilità. Il mondo delle banche è a valle del processo e quindi vedrà di fare come credo che abbia fatto fino a questo momento, con tutti gli strumenti possibili, cercare di alleviare, se non risolvere, alcune problematiche tipiche che questa crisi sta portando. Si riscontra una propensione delle imprese a non investire e le pratiche che istruiamo sono per il 65% pratiche di richieste di liquidità e solo per il 35% di richieste per investimenti. Questo significa che le imprese stanno chiedendo l'accesso al credito sempre più difficile per problematiche legate alla liquidità aziendale. Ricordo solo che questo dato 3 anni fa, per dire, era completamente ribaltato. E le richieste sono più per finanziare la liquidità e piuttosto che gli investimenti veri e propri. Dall'altra parte è evidente che le banche sarebbero ben felici di finanziare veri e propri investimenti, che in questo punto, in questo momento proprio non ci sono, e quindi sono tutti strumenti abbastanza, come dire, di palliativi. Le imprese da una parte stanno cercando di ristrutturare, di tagliare i costi, di cassa integrazione piuttosto che razionalizzazione di processi, eccetera, eccetera. Però alla fin fine, come ho detto, se dura per tanto tempo questa crisi, alla fine l'unica cosa che può salvare le aziende è tornare a vendere, cioè far crescere i fatturati. Se non si torna a vendere, credo che sarà molto difficile riuscire così a tamponare momenti di crisi importanti. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.